Salve a tutti, nel mio ultimo blog su Medici Italia ho forse messo un titolo un po' provocatorio. Il titolo è "Bere la birra fa bene all'erezione". Effettivamente non vuole essere adesso un'incitazione all'abuso dell'alcol, ma in effetti questo studio ha dimostrato come l'uso moderato di birra possa avere un'azione protettrice nei confronti dell'endotelio. Si è visto in un gruppo di pazienti, chiaramente confrontati con un gruppo di controllo di persone che non hanno assunto la birra in quantità moderate, come l'assunzione della birra stessa migliora l'elasticità endoteliale, quindi un miglioramento di quella che è la componente vascolare. Questo studio, che è stato fatto analizzando studi precedenti, quindi una meta-analisi, pone, diciamo, quindi le basi per poter consigliare l'alcol in maniera moderata e magari sotto forma di birra per una modesta protezione dell'endotelio. Quindi, come sempre, è chiaro, come dicevano i nostri anziani, che è la dose che fa il veleno, però non possiamo demonizzare la birra da un punto di vista degli effetti collaterali, perché sappiamo, io parlo per la mia specialità, l'urologo non è amante della birra perché nelle persone affette da prostatite potrebbe aumentare i disturbi. Però teniamo conto invece anche di questo particolare beneficio, la possibilità che la birra migliori la vascolarizzazione e quindi chiaramente di riflesso migliori le prestazioni a livello di erezione dei corpi cavernosi. Quindi un consiglio dietetico e alimentare che potrebbe aiutare la persona che inizia ad avere problemi di erezione e ricordiamoci che spesso l'erezione è un po' il segnale, il campanello d'allarme del nostro sistema cardiovascolare. Un'erezione non perfetta potrebbe essere un segnale che il nostro sistema cardiovascolare non è più efficientissimo. Quindi affidarsi all'andrologo, eseguire gli esami che esso stesso ci consiglierà, ma nello stesso tempo teniamo conto di questo piccolo consiglio. Bere la birra in maniera moderata può aiutare e difendere il nostro sistema endoteliale e quindi la nostra erezione. Un caro saluto e buona giornata a tutti.